Stamattina ha aperto i battenti a Rimini Ecomondo, la fiera dedicata alla Green Economy. Tante le novità e le curiosità di questa edizione, come le piastrelle fatte di soia, di olio di soia. Paolo Pini. La 21esima edizione di Ecomondo, che si è aperta a Rimini, fiera dedicata a Green Economy, ambiente ed economia sostenibile, vede molte novità tra i 1200 espositori. Recupero dei rifiuti, l'imperativo è riciclare e trasformare. Il gruppo ERA annuncia un nuovo traguardo, il 95% della raccolta differenziata viene recuperata dal legno, la carta e il vetro. Arrivano le incentivazioni per chi ricicla abiti usati e bottiglie di plastica. Questa macchina raccoglie gli indumenti usati, li pesa e rilascia un coupon, un buono spesa per una donazione. C'è anche la macchina che raccoglie le bottiglie di plastica, la foce dei fiumi. Serve a selezionare il materiale galleggiante proveniente dai fiumi e quindi intercettarlo e ridurre il quantitativo che viene sversato in mare. Per emergenze o piccoli paesi arriva la macchina per il biocompost trasportabile. Questa macchina viene portata proprio dove viene prodotto il rifiuto, il quale viene lavorato e viene prodotto biocompost. Tra le curiosità di Ecomondo, le piastrelle fatte con l'olio di soia. Sono delle piastrelle che derivano da olio di soia e possono essere smaltite come rifiuto domestico. Per produrre energia verde arrivano impianti per l'energia eolica sempre più grandi e performanti. Ecco le tegole con l'impianto solare incorporato, 320 euro al metro quadro, ma si risparmia il costo del tetto. Ecomondo è il biglietto da visita green dell'Italia, ha detto il ministro dell'Ambiente Galletti. In 4 giorni attesi oltre 100.000 visitatori, 9.000 buyers da tutto il mondo.